Bene, allora sei sveglio. Vaffanculo. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ok, perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Beth? No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Ma rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti no, spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. Ah, e devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico a St. John. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Mamma mia, che bello, ragazzi, che giocone, cavolo. Sai, forse non è. Dai, cavolo, forza, ragazzi. Siamo tornati il Dick che conoscevamo. Forza. No, non me l'aspettavo proprio. L'ultima delle cose che mi aspettavo. Ok, prendiamoci tutte le armi possibili. Ragazzi, dobbiamo però correre. Non c'è tempo per parlare, non c'è tempo per pensare. Ma oh, questo è un... poche munizioni. Sì, è un fucile che mi volevo prendere. Dai, scegliamoci bene le armi perché io credo che dobbiamo correre da Iron Mike. Perché questo qui, il colonnello, vuole mettere in atto una guerra santa quasi, no? Cioè, vuole andare ad attaccare tutti i campi che sono al nord. Perché schizzo di merda gli ha detto che ci sono i campi. Cioè, raga, io non ci posso credere. Io veramente mi devo un attimo riprendere. Forse questa sarà una puntata XXL. Mi devo scegliere bene le armi. Mi sembra che prendo il dispersore. Avete capito che cacchio è successo, ragazzi? Il buon Curi ci ha salvato. Quindi tutte le teorie, le cose del Curi che sta con nostra moglie. No, ragazzi, lui era un buono. Avevamo dubbi, adesso devo non ce l'abbiamo più. Snake, verso nord. Devo dai. Salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Non posso salvare Sara. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. È vero, non possiamo tornare indietro perché sennò ci ammazzano, ma mi possiamo dispiace, andare avanti. Mi dispiace. Io non mi arrendo. Troverò il modo per andare giù su Dio. Tornerò da te. Devo andare a nord e seguire la... Santi, amore libera, sì. La via più diretta. Mamma mia, ragazzi, questi... Cioè, io adesso ho una paura. Io tutto il gioco che ho questa paura. Adesso Santi, ve la dico. Di qua. Vai. Direzione nord. Perfetto. Ragazzi, io ho paura che muoia Boozer. Cioè, c'è sta paura. Merda. Questo non c'era prima. C'è un presidio? Posso girarlo. No, non l'avevo vista. No, era la corda. Questa, ragazzi, è la tecnica più infame per bloccare i motociclisti. Pensate che, cioè, succede. Mi ricordo una volta, cioè, gli infami fanno così con i motociclisti. Vabbè. Fa cagare quest'arma. Quest'arma fa veramente schifo.
Ah, non lo becco. Non c'è la hitbox. Vabbè, insomma, ragazzi, io mi sto cagando sotto perché penso che Boozer potrebbe fare una brutta fine. Perché, ragazzi, è scritto, qua ci deve stare qualcuno che muore. È ABC proprio di questo tipo dei giochi. E io già, ragazzi, mi sono cagato sotto col braccio. Non posso lasciare Boozer, ragazzi. Abbiamo ritrovato Sara. Una perdita ci starà, sono sicuro. E quindi c'ho stanzia, ragazzi. Voglio correre lì. Voglio correre al campo. Sempre sperando, ragazzi, che possiamo poi tornare indietro. Penso che questa puntata, ragazzi, sarà XXL. Vi chiedo scusa in caso. Forse la dividerò, non lo so. Vabbè, in caso. Allora, se l'ho divisa, vi chiedo scusa. Perché sicuramente già so quando la dividerò. E quindi, vabbè, sarà un po' da stronzo, però. Vabbè, io non te piglio, c'è l'ultra istinto. Ho scelto le armi più schifose per fare sta missione, ragazzi. Dai, proviamole. Ho pensato, dai, proviamo il dispersore. L'ho già cambiato. Fa cagare, porco Giuda. Ne avevo lasciato uno, però. Sono finiti, eh? Sì, non ho munizioni di. Cacciati tutti. Già, come immaginavo. Cioè, ragazzi, io mi ricordavo che il colonnello, l'avevo anche detto, era un pazzo furioso, no? E vedete dove dobbiamo arrivare, ma non mi posso teletrasportare, quindi sarà un lungo viaggio senza munizioni. Però, dopo la morte del dottore Jimenez, è poi impazzito del tutto. Ha capito lì ha capito che, azza Peppe, che lì, ragazzi, il nemico non erano più i furiosi, ma l'uomo. Perché quel cavolo di Taylor, perché è un fatto strafatto, era. E io, ragazzi, ripeto ancora, non era giusto dargli la morte che gli abbiamo concesso, perché è vero che l'impiccagione è una morte orribile. La forca, no? Però, oddio! Si fa arrosto. Però, ragazzi, a parte non che l'overdose sia meglio, però, insomma, ha ucciso a sangue freddo, freddissimo direi. Una persona che faceva del bene, perché ragazzi, il medico lì salva le vite. Quante vite ha condannato in un campo dove c'è un solo medico? Se fai fuori il medico, Vabbè, lì il colonnello ha capito che è l'uomo la vera minaccia. E io non mi sento di dissentire in questo mondo, ragazzi. Perché avete visto? Tra i ripugnanti, predoni, milizia. Cioè, voi siete sicuri che sono i furiosi? Insomma, la parte quella marcia? Cioè, sì, però la minaccia viene anche dall'uomo. Perché proprio ora? Perché non muori soprattutto? No, finite i colpi! Vabbè, ragazzi, questa sarà una puntata senza munizioni. Ho fatto una scelta grave e sbagliata. Vabbè. Via! Abbiamo il passo. Iniziano a ripulito. Grazie, schizzo. Schizzo di merda, ragazzi, veramente. Oh. Scusate la volgarità, però dai, non si può. Non si può così. E poi questa cosa, ragazzi, mo. Come la prenderà la Nero? Perché noi abbiamo chiamato Brian, l'abbiamo fatto venire, è scappato e praticamente è scappato giustamente, perché comunque era assolutamente in pericolo. Diciamo ci siamo giocati il bonus, forse, che avevamo, il debito di riconoscenza che aveva Brian nei nostri confronti. Vabbè, ragazzi, non ve la prendete con me se non muoiono. C'ho le armi che c'ho, sto andando avanti con la pistoletta. Immaginate come sto messo. E il bello è che manco il fucile di precisione mi sono preso. Quello che ho preso è ottimo con le orde. Ecco, sbaglio pure l'anno. Sto in ansia, ragazzi, ve lo dico. Sto in ansia completa. Perché io ho paura che Boozer. Allora, Ricky, ok, tanto ormai siamo coperti, perché c'è Sara, che tra l'altro ci dobbiamo andare a riprendere Sara, ragazzi. Guardatela così, l'abbiamo lasciata indietro. Proprio adesso che l'avevamo ritrovata, anche dal punto di vista sentimentale, no? Non ho mai smesso di amarti così. Vabbè. Dai, spostiamo sta macchina, riprendiamoci la moto. Quindi, insomma, ragazzi, Ricky, ok. Nel campo c'è Iron Mike. Iron Mike pure è un bel personaggio, Diciamo che dei vari campi che abbiamo incontrato, quello lì di Lost Lake è quello dove ci sono i personaggi migliori, secondo me. Però, raga, Boozer no. Cioè, raga, io Boozer se muore piango, ve lo dico, non me ne frega un cazzo. Ah, tra l'altro ho scoperto che Boozer stesso, l'attore che lo ha fatto, ragazzi, è Angelo Bronte di Red Dead Redemption 2, ve lo ricordate? Senti? Ecco Boozer, ti rispondi. Boozer, dai. Zitti che sto a parlare io. Sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti.
come Musa. Feriti. Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione! Su! Attenti! Sto arrivando, Boozer. Ci sono quasi. Schizzo! Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Stanno entrando dal cancello. Su, avanti! Che venga, Dick. Lascia che venga. Lo so, però Dick, Boozer, tu c'hai un braccio solo, sta buono. Che poi, beh, io mi ricordo che vi avevo detto, vi ricordate, ma secondo voi Schizzo è una persona in grado di... Ricky, Marco 2, Lost Lake, rispondete, Ricky. Predator futuro, prevedo. Iron Mike, rispondete! Schizzo maledetto, guarda. Ehi, ehi! Si ritirano, se ne vanno! È fatta, è fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Ma non Adosso, abbiamo battuto. Non fateli scappare! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo. Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. No, vabbè. Non abbiamo combattuto, ragazzi, però. No, no, vabbè, no, raga, no. No, 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 raga, no. Ehi, culo pesante, ero venuto... per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sai, io... non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Ok. Che notizia? Che notizia? Voglio conoscerla. Deve essere... eccezionale. Se è sopravvissuta... come la mia Elizabeth. Ok, ok, ok. Tieni, Mike. Ecco. Mike. Mike, prendi questo. No, no. Non la voglio. Basta! Ecco. Tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, 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 insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo! Io mi sbagliavo! No, mi sbagliavo! Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. Mike. Ragazzi, io... forse l'ho chiamata io, ma Schizzo, tu e sei tutta colpa di Schizzo. Cioè, alla fine voleva tanto proteggere il campo e Iron Mike l'aveva liberato. E che cosa ha portato tutto questo alla sua fine? Non è semplice dirlo, ma... Mike è morto. È morto! Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui. E come ha sempre fatto, lo voleva convincere, ma... Ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... beh, ne rimangono altri! Molti altri! Io li ho visti! Sono stato al loro campo! E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima... Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo.
Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, 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 hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, di a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, sì, sì, ci servirà un camion grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece Sara? Lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come, come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Beh, ragazzi, allora io appoggio il piano di andarci a riprenderci. Riprenderci tutto quello che è nostro, come si dice, no? Però utilizzeremo, da quello che ho capito, un camion bomba. Warrior Invictus. Non muoio mai sconfitto. Purtroppo Iron... Beh, Iron Mike effettivamente, ragazzi, non è morto sconfitto. Cioè, li ha respinti e poi però purtroppo... Cioè, no, vabbè, sarebbe bella questa... questa unione di cose. Vabbè. Comunque, ragazzi, mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Perché era un po' come il nostro... padre adottivo, comunque una persona che aveva capito molto bene Dick, l'aveva capito. E quelle persone un po' burbere che però in realtà ti sono vicini. Dobbiamo parlare con Ricky. Forza ragazzi, avete capito qual è la nostra missione? Io voglio scoprire assolutamente come andrà avanti, ma c'ho l'ansia che succederà qualcosa di brutto. Ma prima di fare qualsiasi altra cosa, ragazzi, mi riprendo il mio chopper. Perché, cioè, questa è stata la missione con le armi più scrause che ho mai fatto in tutto Days Gone. Come procede? Stai indietro. Ehi, Dick. Ehi. Questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. credi funzioni? Vediamo subito. Mi è mancato Boozer, ragazzi. È proprio un pazzo. Ok. Ah, sì. Palla grande. Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Picchiamo appena ho fatto. Ok. Possiamo recuperare tutto il fertilizzante che ci serve al ranch di Iron Butte. Al ranch di Iron Butte? Sì, voglio dire... Penso che a Jesse e ai suoi ripugnanti serva ancora. Una volta era un campo da golf, no? Avranno ancora una zona con attrezzi, tosa erba... Fertilizzante. Giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Qui Boozer, chiudo. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Diciamo che stiamo facendo tutte quelle missioni
che... ma un po' lontanino. Che ci permetteranno di essere pronti per questo contrattacco. E non abbiamo innanzitutto sicurezza che ce la faremo. E soprattutto non sappiamo se Sara... Che fine ha fatto? Dick, ci sei? Oh no. Schizzo. Oh, hai un bel fegato a chiamarmi. Eccoti, fratello. Ascolta, io ho provato a impedirlo, sul serio, che sparassero ad Iron Mike. Non volevo che finisse così, fratello. Capitano, il colonnello vuole parlarle immediatamente. Sì, sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, ti hai tradito per meritare una promozione. Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi. Non sono tuo fratello, schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando Curi ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta, è uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker, stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico, con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cicuta lì dentro potrebbe risolvere un mucchio di problemi. Che schifoso. E insomma, al colonnello l'idea è piaciuta. Oh cazzo, c'è mi ha messo al comando dell'Ark perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me, Dick. A me. Che cosa cazzo vuoi, schizzo? Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando. Non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure, non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, il colonnello aspetta. Arrivo, cazzo, sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al tenente Whittaker. Capitano Sarkozy, chiudo. Vaffanculo, schizzo. Davvero? Sarkozy. Vabbè, ragazzi, noi dobbiamo ripulire questa zona. Cioè, sta cosa... Allora, abbiamo saputo di Sara. Buono. Lui e il coglionello. Per forza così dovevano andare. Sì, coppia, certo, Ricky, in due. Come i coglioni. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Sì, sì. Mi spiace solo fosse troppo tardi. No. Fermeremo Schizzo. Ci riusciremo, vero? Esatto, lo fermeremo. E devi sapere che mi spiace per tua... Per Sara. Posso solo immaginare cosa stai provando. Perdere una persona due volte a quel modo. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello riaverti tra noi. Lost Lake ha bisogno di te. Ehi, Ricky. Ah, non è stata colpa sua, sappilo, di Iron Mike. Intendo, lui ha fatto quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Beh, se lo lasciava in cella era meglio. Un'orta. Esatto, Lost Lake. Mezzo prima che arrivi Ricky, altrimenti ci ritrascinerà addosso. Ehi, Boozer, di a Ricky che servirà tempo. C'è un terreno di caccia dell'orda davanti a noi. Ah, ragazzi. Un'orda. Vuoi che io e Ricky andiamo lì? Ti serve aiuto? No. Ho già imparato sulla mia pelle che è meglio affrontarli da solo. Altrimenti ce li faccio la prossima faccenda. Me li chiudo dentro. Okay. Ragazzi! All'altro, Ricky dice che... Insomma, ora sei a capo della sicurezza, giusto? Quindi... non so, esatto. Ci siamo... Quasi. Vabbè. Porco due! Dios. Ragazzi, allora, una cosa che voi non sapete è vi ho sempre raccontato... Porco, quanti sono... Vi ho sempre raccontato che io avevo provato Days Gone all'E3 e che mi aveva fatto cagare, no? Questo è assoluto come cosa. Ho provato esattamente questa orda. Questa orda qua ho provato all'E3. Non era ovviamente così il gioco, era de uno scomodo, de un macchino. Vabbè, non che sia meno macchinoso, cioè è meno macchinoso rispetto a quello che ho provato io. È comunque un po' macchinosetto, ma non come quando l'ho provato io. Però era proprio questa orda, ragazzi. E morivo in continuazione. La cosa bella è che non c'ho nessunissimo. Cioè, non c'ho le molotov, quelle lì al napalm, che in teoria ci potrebbero aiutare. Dobbiamo sfruttare un po' l'ambiente. Vabbè, insomma, ragazzi, dai. Dobbiamo, insomma, andare a salvare Sara. Dicevo, Lost Lake ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno del napalm. E l'abbiamo persa due volte. Non l'abbiamo ancora persa, in realtà.
Però a sto punto mi viene da pensare, non riesco a sentirmi con tutti questi curiosi che urlano. Non riesco a capire dove andremo a parare con sto gioco, ragazzi. Perché allora credevo che saremmo scappati con la Nero. Non scapperemo con la Nero, ok. Qua il numero non conta, eh. Tecnica dei mobili qui, ragazzi. Guarda come spingono. Ah, l'hanno aperta! Oh, le orde sono una delle cose più fighe del gioco, sinceramente. Secondo voi ci uniremo comunque alla Nero se riusciamo a sconfiggere tutti? Non lo so. Oppure ammazziamo il colonnello, non lo so. Certo, ho pensato, ragazzi, quando la prima volta avevamo incontrato Sara e non mi era piaciuto moltissimo, come sapete, no? Avevo detto quasi quasi se il gioco fosse finito quando ci siamo salutati, insomma, con Lost Lake, scusate, sempre il solito problema. Sarebbe andato bene, no? Cioè, magari incontrare Sara alla fine del gioco. L'abbiamo incontrata prima. Ok, ma dove andremo? Questa è la cosa, ragazzi, che forse ancora non ho letto. Sicuramente non l'ho letto. Questa è una puntata che non finisce più. Credo che a sto punto l'avrò sicuramente divisa. Però mi sto comportando bene. No, non ti bloccare. Ok, ok. Con calma, con calma. Non ho le armi giuste. Qua ci metto un flashbang. In teoria li dovrei stunnare, ma penso che questi stunnano più. Sì, l'ho stunnati. Stunnano di più le persone vive ancora. A parte no, i furiosi sono ancora vivi in realtà. Papà, guarda che scendono i tronchi. I tronchi cionchi. Vabbè, ragazzi, non riesco a intavolare un bel discorso con tutta la pressione che ho. Quindi limitiamoci a ammazzare. Però questa ve la voglio lasciare integrare così. No, un po'. Li ho ridotti, eh. Ma se sono bravi che si vanno tutti a calcare lì. Sì, belli. Belli miei. Qua, ragazzi, non so quante volte sono morto a Los Angeles. E a Los Angeles, quella stessa volta, provai Days Gone. C'era proprio la moto fatta bene, eh. Mi ricordo che provai in contemporanea anche Spider-Man. E mi ricordo che Spider-Man lo ritenni veramente il gioco migliore che avevo provato all'E3. Veramente bellissimo, ragazzi. Vabbè, abbiamo fatto la serie che, come vi ricordo, essere stata la serie più visualizzata subito nella mia storia nel canale. Bella, bella. Anche se su Days Gone, ragazzi, sta andando oltre le aspettative. È vero che, per esempio... Finalmente! Ah, ecco qua. Amico mio, abbiamo finito. Dai. Gesù. Buse, ci sei? Via libera. Puoi dire a Ricky di portare il camion. Ricevuto. Ehi, Dick. Abbiamo una sorpresa per te, fratello. Sì? Ah, grandioso. Davvero, non vedo l'ora. Oddio. Dico, figliozzo. Sarà utile. Io, ragazzi, vado a ripulire. Comunque ve lo solamente dico, a livello di numeri sta andando più o meno come le serie americane. Quindi top. Sì, niente male. Vedi, è un'ombra questa, ragazzi. È un'ombra. Pezzo di merda. Però va giù. Cioè, non è che va giù molto difficilmente, ecco. Era la stessa che avevamo incontrato nelle caverne. Comunque, prendiamoci il fertilizzante qua, che era. Ehi! Mi serve... Quello cos'è? Un regalo di Ricky. Per le moto è presto. Ma posso cambiare marcia su un camion. Ma fa pure i gelati o qualcosa. Wow. Puoi fermarti lì? Ok. Grande Boozer, ragazzi. Non so in quanti l'avrebbero presa così alla leggera. Perché sappiamo che ha sofferto un bel po', eh. Dovrebbe andare! Ok, cosa manca? Il creosoto. Ti chiamo quando sono pronto. E dove li trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. Beh, io sì, però. Dove li troviamo, ragazzi? Boom, l'audace cavaliere, missione compiuta. Come detto, ragazzi, ci stiamo preparando al grande assalto. Però lo stiamo facendo, insomma, piano piano, facendo quelle solite missioni da galoppino. Meno male ci hanno infilato. La sirena, cazzo. Che poi la sirena, ragazzi, in realtà ho trovato un archivio della Nero che dice praticamente è una mutazione del, insomma, dei soggetti femmina. Praticamente che urlano così. Vabbè, niente di che. Vabbè, comunque prepariamoci, ragazzi. Salteremo un po' di palo in frasca in queste missioni per prepararci. Come detto, sono missioni a galoppino con le orde, che sono, sì, interessanti. Non so quanto per voi da vedere. Però io voglio andare all'attacco frontale, cavolo, dai.
Allora, fratello, mi fai morire. Dove recuperiamo il creosoto? Ti diverti un mondo a guidare quel camion. Puoi dirlo forte. Ok, vado alla vecchia segheria. Hanno un paio di cisterne lì dentro e dovrebbero contenere il creosoto che si fa. La vecchia segheria? Che io sappia è invasa da un'orda. Un'orda bella grossa. Sì, questo lo sapevo anch'io. Continui a volerti far ammazzare. Anche dopo aver ritrovato la tua signora, Dick, la riporteremo indietro. Boozer, no. Senti, posso farcela. Tu stai pronto. Ti chiamerò quando potrai entrare con il camion, ok? Dì, concludo. La vecchia segheria. Comunque, ragazzi, quest'arma... La vecchia segheria. Dovrebbe essere facile. È fortissimo. Devo fare scorta di trappole, munizioni, molotov e qualunque cosa possa portare con me. Tutto quello che non c'ho, benissimo. Dick! Dimmi, Ricky. Boozer dice che stai andando alla vecchia segheria. Sì, Boozer è un gran chiacchierone. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ricordi quando ti ho portato alla segheria, vero? Ricordi quando ti ho mostrato l'orda che la occupa? Certo, mi ricordo. Quell'enorme orda che vive, dorme e mangia lì dentro. Sì, certo, come faccio a dimenticarla. Senti, Ricky, insomma, quando ero con la milizia, loro, cioè, noi, abbiamo creato una specie di Molotov potenziata. Molotov potenziata? Sì, esatto, come del napalm. Comunque, fidati, posso farcela. Ci servi, sentili. Dick, vivo. Ricky, ascolta. Andrà tutto bene, non devi preoccuparti per me, d'accordo? So quello che faccio. Ricky? Sì, Dick. Ho sprecato una trappola. Solo accendendo delle candele. Ok. Sì, in realtà sono Molotov grosse e incazzate, ma hai capito che intendo. Sì, ok. Sì, però ragazzi, io vado... Dico, chiudo. Sì, contro le orde, sempre senza... Potrebbe tornare utile. Le munizioni, le armi giuste. E questa è veramente molto grande. Ve la ricordate che con Nicky Ricky, vabbè, avete capito. Che è finito il gioco ormai. Ancora la chiamo male, però ok. Me la ricordo molto tosta. Tra l'altro io ci sono già stato qui perché c'era un presidio della Nero. E mamma mia quanti so. Eccoli, stanno lì. Andiamoli a vedere, ragazzi, magari. Seweo. Seweo. Ok, moriremo qui. Pronti, ragazzi? È qui che il viaggio di Deacon San John, il diacono San Giovanni, San Juan, finisce qua. Però io voglio lanciare un po' di napalm addosso, dai. Ma come ha fatto a vedermi se gli ho tirato l'attrattore? Vabbè, va. Va, io uso questa tecnica, ragazzi, ma secondo me è sbagliatissima. Cioè, gli dovrei bloccare e tirargli tipo l'esplosivo, cosa che non ho. Giustamente, ciò, guarda qui. Poi giocarla di buio, al buio, ragazzi, non credo che sia stata. Siamo arrivati col buio, no. Non sarà semplicissima. Guardate. No. Mi devo concentrare, ragazzi, scusate. No, ma non li becco perché non sono saliti. Ci eravamo i velocisti qua. Troppi. Bene, non ci sarà bisogno, ragazzi, di utilizzare il camion perché non arriveremo a quel giorno. Il problema è che questi, ragazzi, fanno delle piramidi, delle montagne coi corpi. Dai. Scusate, raga. Non sono stati attratti. Ah sì, ecco. No, questi non sono stati attratti. Già, ragazzi, scusate, Sono stato zitto tutto il tempo. Altro che momenti didattici qua. Che poi tra l'altro, ragazzi, sta serie è la serie più sfortunata dal punto di vista fisico per me. Raffreddore.
Mo adesso c'ho anche il torcicollo, una cosa assurda, ragazzi. Dick. Dimmi, Ricky. Sì, prima ci stava la vecchia segreteria. È un gran chiacchierone. È il capo della sicurezza, è tenuto ad aggiornarmi. Ma non muoie? Ti ho portato alla segreteria, vero? Ricordi? Sì, ma ce l'hai già detto prima, si è buggato tutto qui. E tanti saluti. Oh. Stavi dicendo. Oh! Che cazzo, Dick? Mi sono perso il meglio. Yeah. La prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Ok. E Boozer, guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria? L'ha detto in maniera un po' troppo convinta. Ragazzi, qualcosa da parte. Tutti i preparativi sono stati compiuti. Siamo pronti a... penso ad assaltare la difesa della milizia. Ci riprenderemo tutto quello che è nostro. E soprattutto, ragazzi, voglio la mia vendetta contro Schizzo. Schizzo di merda, maledetto. Ehi, Dick, ci sei? Sì. Sì, Ricky, che c'è? Non ho ancora finito i lavori sul camion. Ti chiamerò quando sarà pronto. Grazie, grazie. Beh, prenditi tutto il tempo. Dick, sicuro di volerlo fare? Stanno arrivando, Ricky. Dobbiamo muoverci per primi. Hai ragione. Ok, Ricky, chiudo. Vabbè, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata incredibilmente lunga che probabilmente avrò diviso, ma l'ho fatto per voi, se l'avrò fatto. E vi do appuntamento ai prossimi video. La prossima, credo, ragazzi, che sarà la puntata più importante di tutta la serie. Ciao a tutti, Amex Shosha. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao!